Oshinoko. Trailer e altre novità per la seconda stagione di Oshinoko. E questa già è una bella notizia, perché sono state diffuse nuove informazioni su Oshi, seconda stagione, tratto dal manga di Aka Kasaka, tra cui il trailer nuovo e una nuova key visual. La serie debutterà il 3 luglio, quindi regà, cioè, mancano letteralmente 2 mesi. Ma no, ma che so di, un mese e una settimana. Manca un mese e una settimana e abbiamo Oshinoko. Quindi manca veramente poco. La nuova key visual, posso dirvi, è veramente bella. Cioè, sembra, non sembra neanche Oshinoko, ok? Che questa qua è l'arco che andremo a vedere in questa seconda stagione. Sarà l'arco della rappresentazione teatrale di questi, di questa storia su demoni, oni, samurai e cose di questo tipo. Quindi loro interpreteranno questa roba. Però non sembra neanche Oshinoko da questa key visual, considerando che poi sotto ci sta pure Memcho con le corna. Cioè, sembra una sorta di anime fantasy. E sì, key visual comunque molto bella, molto di qualità. Non ho ancora visto il trailer. Ovviamente so già cosa succederà. Non mi ricordo tutto, sarò sincero, perché ormai sono passati più di 2 anni, tipo. Però... e più o meno so cosa succederà in questa seconda parte, seconda stagione. Posso dirvi che secondo me sarà meglio della prima. Aspettate, ok, adesso la qualità Panaparima. Minchia, bello! Himekawa è lì. Doga Godo! Ok. Madonna, ma quella parte è... non... original? E questa è l'opening, che non è fatta dagli Yasobi, mi sa. Ha voluto imitare Monogatari qua? Porca puttana. Porca puttana, questo trailer come spigne. Come spigne questo trailer, madonna. Andiamo a rivedere le 3 scene migliori, di, cioè 3 scene che mi sono rimaste impresse di questo trailer qua. Questa qua. Del regista. Lui è il regista di questa rappresentazione teatrale, credo. Non, vi giuro che non è che mi ricordo ogni cosa, però non lo so, dovrebbe. Guarda qua. Guarda qua, metà normale, metà vestita per la... cioè vestita da demone per la rappresentazione. I colori bellissimi. Colori stupendi. Stupendi. Fighissimo. Veramente fighissimo. Quindi questa prima scena, top. Seconda scena, questo posso dirvi, questa parte in cui iniziano a combattere Kana e il regista, non me la ricordavo nel manga, cioè forse hanno aggiunto qualcosina magari. Poi abbiamo Akane, ma volevo rivedere poi la parte finale che... oh madonna, raga, la parte finale. La parte finale... minchia, con tutti i personaggi che si trasformano con le rispettive, i rispettivi personaggi della, appunto, della, del film, di quella cosa che devono fare. Bello. Molto molto bello. Questo trailer fa presagire una buona qualità, fa presagire sicuramente una buona qualità. Per quanto riguarda l'opening, mi piace. Sì, cioè, posso dirvi che mi piace. Certo, non so se raggiungerà il livello della prima opening di Oshi. Così su due piedi vi dico di no. Dovrò vederla prima di giudicare, ma per ora sì. Come da questo poco ascolto che abbiamo fatto, non credo che raggiungerà il livello di Idol, sinceramente. E tra l'altro, giusto per vedere, l'opening la fanno... ah no, ah, sono proprio loro, Gem. No, è vero, perché quella tra parentesi è il nome. Non li conosco, non li conosco proprio, fammi andare a vedere chi so. Mi sa che non è questa. No, vabbè, non si trova, non riesco a trovarli. Quindi va così. Però non li conosco, posso veramente dirvi che non li conosco. Cioè non mi pare che abbiano fatto canzoni di cose degli ultimi anni, quindi... però sì, questo trailer fa molto ben sperare. Non vedo l'ora, posso dirvi che Oshinoko è uno degli anime che aspetto di più in generale, di nuove stagioni. Quindi sono molto contento che uscirà tra solamente un mese e una settimana. Molto molto contento.
E poi, oltre a questo, le novità non sono finite qui, perché non sono finite qui, ma dopo il successo della prima avranno un budget da far tremare le gambe. Non so se funziona così, spero di sì, cioè spero che dopo una prima stagione di successo abbiano più... che poi il termine budget è, veramente, è molto relativo, dipende più che altro dal tempo. Cioè ormai mi sono, penso vi siete resi conto pure voi, che dipende più dal tempo che uno studio ha per fare un'opera piuttosto che dal budget, che non so neanche come quantificarlo, però sì, di sicuro influenzerà avere un budget più alto a disposizione, però dipende da quanto tempo hanno a disposizione più che altro. Eh sì, è presente che nel 3 si trasformano, ha detto Ercon, che se lo fanno più di una volta da 4. Ah, ma è interessante, comunque sono dei metodi di votazione sensati, ci sta. Oh, stavo dicendo, passiamo adesso alla migliore delle notizie, perché alla fine dai, parliamoci chiaro, sì, Oshinoko, bello e tutto, ma alla fine ci sono anime nettamente migliori, tipo l'Eminenza nell'Ombra. Eminenza nell'ombra, non la manda a raccontare. Nuovo trailer per Eminence in Shadow, relativo al film che è stato annunciato, che non si sa quando uscirà, il film che si chiama L'Eminenza nell'ombra, gli echi persi, perduti, gli echi perduti, Lost Echoes. Questa era la key visual, dove se vi ricordate si vedeva la città dove forse abitava Shadow, quindi potrebbe essere un presagio del fatto che torneremo nel mondo reale, nel mondo giapponese, in questo film, in questo sequel. E adesso andiamo a vedere il trailer, che mi dicono che ha cucinato in questo trailer Eminence. Corera Sanyo Sokosoga, Kakuma Kai ni okeru jikan no nagare no sai o kettei zukete iru toyu no ga genzai no teiseta. Chi lo ha detto? Non lo so. Iji shitsuryo to maryuk nodo kara michibiki dasareru reiteki sonzai. Forse ho letto male. Sono hon. Mado o shimero. Kōgi no jama ni naru. Ok, ci troviamo in un mondo futuristico per qualche motivo. Il doppiatore è molto famoso, sì. Tsumari da. Dovrebbe essere Rosval. E ci sono delle persone che sa che combattono fuori dalla finestra. Pam param 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 pam. Le mie gambe. Non riesco a muoverle. Cosa succede? Ah, era un sogno, era. Capisco. No, vabbè, mi sembra un trailer normalissimo, ho letto male. Tu sei proprio lui. Vabbè, no, è un trailer normalissimo, niente di che. Non so chi aveva detto che era un bel trailer, ma... Allora, non è che si capisce molto, cioè si vede che Shadow si trova nel suo mondo, cioè nel suo mondo distrutto, cioè sembra il mondo reale questo, e in una boccetta di vetro ci sta questo essere, questo tizio che stava immaginando di insegnare in una scuola, ma che a quanto pare si trova all'interno di questa boccetta, di questo liquido, solamente il suo occhio è rimasto vivo, e boh, e dice che non sa cosa sta succedendo, non sa perché si trova qui, quindi mi viene difficile capire cosa cazzo sta succedendo in questo film, però staremo a vedere. Per ora non si sa neanche quando esce, credo non nel 2024, dato che non hanno annunciato un cazzo, o al limite forse verso ottobre, novembre, se ci dice bene, però di certo non quest'estate se non hanno dato una data. Sarebbe il tipo che ha sconfitto nell'ultimo episodio. Ah, davvero? Oddio, oddio, sì, potrebbe essere, non, sapete, non me lo ricordavo, non, è vero,